La cosa che oggi ci fa essere qui e ci fa essere qui tutti presenti, il Movimento 5 Stelle regionale, comunale e nazionale, è proprio la preoccupazione che questo problema gravissimo che da un anno stiamo denunciando da soli pare che non interessi nessuno. Le sorti dell'acqua campana e le sorti dei cittadini campani non bagnano evidentemente la regione. Abbiamo iniziato un anno fa con la prima denuncia, ad agosto, nella quale chiedevamo la restituzione da parte della GORI dei debiti accumulati. Consideriamo che si parla di cifre notevolissime, arriviamo a 400 milioni di euro, vorrei soltanto farvi immaginare 400 milioni di euro come la sanità campana o i trasporti campani potrebbero risollevarsi. Questa cosa non interessa a nessuno, viene passata sempre sotto banco e nonostante anche le azioni forti che abbiamo costretto a fare giunta e dirigenti, sembra adesso che si stia andando verso un'ulteriore preoccupante dilazione del debito.